Buongiorno ragazzi, buongiorno. Allora, si va al lavoro in scooter, come vi dicevo, perché purtroppo la macchina non funziona. Stamattina chiameranno le elettrauto e da lì scopriremo quali sono i danni, quanto mi tocca pagare, come devo fare, perché forse probabilmente dovrò chiamare il carro attrezzi. In teoria sono assicurato, ma devo controllare. Non ne sono sicuro. Spero di essere assicurato con i carro attrezzi, altrimenti. Ah! Ti direi di sì, dai, ti direi di sì. Comunque oggi al lavoro ho un po' di cosine da fare, ho tipo delle riunioni sui bonus, sui benefits, su queste cose qua, che dovrebbero essere abbastanza importanti, più che altro per i bonus aziendali, per capire anche come arrivare ai goals, quelli. Cioè, sono delle riunioni inerenti a come arrivare ai goals. Sono delle riunioni, ragazzi, inerenti a come arrivare agli obiettivi aziendali. E penso che parlino anche di eventuali premi tangibili, insomma, quanto ti danno, cosa ti danno, che tipo di soluzioni hanno. Non lo so, questo. Poi domani dovrei andare al sushi con i colleghi, solo che penso di tirare pacco. Uno perché sono già andato settimana scorsa, ma non è cioè quella è solo una scusa, il motivo è che non potevo prevedere la macchina che si rompesse, quindi ho del budget che io mi alloco mensilmente per quanto riguarda le spese extra, che sono inclusi anche il sushi in questo, e purtroppo con la macchina rotta non potevo prevedere quello e quindi sarà probabilmente un po' di soldi in più a quello che mi ero predisposto, preventivato. Di conseguenza devo molto probabilmente rinunciare al sushi, anche perché sto facendo troppi aperitivi anche e sto spendendo troppo anche in quel senso, quindi se inizia a sommare tutto è un gruzzoletto. Guardate che bello, ragazzi, in mezzo ai campi così, in mezzo ai campi. Adesso siamo quasi al lavoro, 5 minuti arriviamo, e come al solito, ragazzi, solite raccomandazioni, ve le dico già prima all'inizio del video: mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale se questi contenuti vi piacciono, attivate la campanella e noi ci vediamo nel prossimo video. Invece no, ci vediamo in questo video e ci vediamo dopo il lavoro, insomma, ragazzi, buongiorno. La situazione macchina, probabilmente gli iniettori della benzina non funzionano, andando sempre io a metano, quindi oggi ho chiamato il carro attrezzi, che poi in tutto questo sono stato al telefono, l'ho chiamato 3 volte, una volta 15 minuti, una 15 e l'altra tipo mezz'ora, non rispondevano. Alla fine siamo riusciti, domani mattina vanno a prendere la macchina, la portano da un'officina specializzata, e lunedì in teoria me la controllano, quindi questi giorni li faccio senza macchina o non lo so, chiedo l'indulgenza ai miei se mi lasciano la loro. Comunque Amazon mi regala, l'ho pagata, però mi è arrivato un ventilatorino, non tanto per il caldo, ma perché io, come sapete, ho il forno della pizza e per essere più efficiente ho pensato, beh, prendo avete già capito, prendo un ventilatorino che si attacca dietro, lo punto qua lo accendo, oh, senti che bella arietta che fa, e quindi entra aria qua dentro e dentro ci sarà un sacco di fiamma utile per fare il fuoco, quindi un giorno la devo testare, però anche a provarlo così è piacevole. Ok, vabbè, comunque questi giorni sono in scooter, spero che non diluvi, sarebbe un disastro, spero di beccarmi almeno un pochino di tranquillità in questo, e niente, ragazzi, adesso io devo editare delle clips, devo sistemare delle cose, poi vado a fare una pericena e stasera devo lavorare perché ho tutti i video di questi giorni che non ho editato perché sono stato impegnatissimo, sto tornando tutte le sere alle 11 tra una roba e l'altra, però noi non ci facciamo abbattere, ragazzi, positivi sempre nella vita, positivi sempre nella vita, bisogna, non è proprio silenzioso questo ventilatore, però il fatto che sia
il fatto che sia batteria 1 e il fatto che sia USB-C, ho detto vabbè, lo compro, sti soldi li caccio. Cosa che probabilmente se avessi saputo che la macchina si rompeva non l'avrei fatto, perché questi imprevisti non sono piacevoli. Niente ragazzi, e adesso ragazzi io vado a fare apericena. Ho appena finito di editare un video, lo sto caricando ora su YouTube e noi ci vediamo dopo. Allora ragazzi, io sono appena tornato, sono le 11 di sera e come sempre non ho tempo per me stesso per rilassarmi, devo iniziare assolutamente ad editare i video, se no non faccio niente. Ebbene, mi sono andato a mangiare un hamburger buono, porca detto, 36 euro, ma buono. Niente ragazzi, io adesso mi metto a editare questo video, questo episodio 54, dal 54 in poi. Quindi cos'è? Ah, che lo vedo se non hai messo like, eh? Adesso vai lì in basso di qua oppure di là, non so se sia a specchio, metti mi piace, commenta, iscriviti al canale, attiva la campanella, mi raccomando, numerosi, è così che mi supportate ragazzi. Ci vediamo domani per il prossimo episodio, ciao.